Allora, partiamo subito dalla pulizia dei vetri. Non so se riuscite a vedere, vedete questi graffi? Ovviamente nella telecamera non si vedono bene, anzi questo si vede bene. Sono tutti graffi, guardate anche qui, ecco qui. Sono stati dei graffi fatti con la paglietta d'acciaio. Questo perché la mia coinquilina del periodo ha pensato bene di aiutarmi nella pulizia dei vetri. In realtà ha fatto tutto da sola e questo è stato il grande guaio. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Voglio andare a chiudere un po' le finestre perché adesso fa abbastanza fresco, anzi fa proprio freddo. In realtà vi stavo dicendo, la mia amica Claudia, ovvero la mia collega che rimane qui per un po' e a volte se ne va, insomma, per vari altri motivi che non sto qui a spiegarvi, altrimenti mi appallo da solo, non sa fare niente in casa, proprio zero. Lei ha avuto sempre la fortuna o la sfortuna, adesso non lo so, di avere qualcuno che si occupasse sempre delle pulizie di casa. Oggi c'è un sole, ma solo in questo momento perché prima c'era proprio pioggia torrenziale. Dicevo, ha avuto la possibilità di non fare mai le pulizie di casa, quindi non sa fare nulla. Vuole aiutarmi, ma non riesce. Non sa lavare neppure le tazze. A volte la prendo in giro, faccio delle storie su Instagram. Infatti, magari seguitemi anche su Instagram. No, lei non si fa riprendere perché non si fa riprendere. Aspetto la sua privacy, però a volte la prendo in giro anche su Instagram. E l'altra mattina ha detto: Filippo, guarda, ho fatto i vetri. Ha detto: ma hai fatto i vetri? Quali vetri? Io ho cominciato a temere un attimino perché pensavo avesse fatto i vetri, questi qua della terrazza, che tra l'altro devo fare assolutamente. Ma fortunatamente non è stato così. Infatti, visto che c'hanno alcune piccole macchiettine, credo ancora di qualche prodotto tipo di resina o di vernici varie, perché voi dovete sapere che, forse per chi non mi segue da tanto o per chi mi segue, io ho avuto questi problemi con la ristrutturazione. In realtà, durante la ristrutturazione mi hanno anche macchiato gli infissi, un po' i vetri, infissi in modo indelebile, quindi presentano ancora delle macchie, insomma. Che ve lo dico a fare, ci siamo svegliati proprio bene stamattina. Mentre i vetri, forse c'era ancora qualche macchiettina di vernice, ma proprio piccole puntine. Lei ha pensato bene nella camera da letto di andarle a grattare con una paglietta d'acciaio. Tra l'altro, tra 100 pagliette d'acciaio, ha preso una proprio la più forte di tutti, la più doppia. Non mi ricordo manco che marca era, perché ovviamente non era all'interno della scatola, e lei ha deciso così di andare a grattare. Ha fatto, come avete visto, io ho i vetri tutti quanti, diciamo, a pezzi, ovvero gli infissi sono fatti in questo modo. Quindi lei si è andata ad occupare del lavaggio dei vari rettangoli uno per uno ed ha insistito abbastanza sulla macchia, sulle varie macchiette. Magari qualcuna è stata fatta anche dalla pioggia, dalla non so da cos'altro, e quindi lei ha pensato bene di farmi questo piacere. Ovviamente io, entrando in camera, non mi ero accorto, neppure poi sono andato a controllare se avesse fatto bene o avesse fatto male. Cioè, non mi permetterei mai, neppure a casa mia, di fare una cosa del genere. Non so, una persona vi dà una mano, certo non andate a controllarla per vedere se è tutto pulito, eccetera. Comunque è ospite da me, comunque è una mia amica, e quindi sarebbe davvero di cattivo gusto andare a controllarla. Cioè, mi sembra di aver assunto un'impresa di pulizia. Assolutamente non lo farei mai, perché chi viene a casa mia deve sentirsi completamente libero, tranquillo di fare quello che vuole, insomma, ma almeno di non rovinarmi i vetri. E infatti, il giorno dopo, quando ho aperto la finestra, non avevo visto assolutamente nulla. L'ho chiusa, cioè non ci ho proprio pensato. Dopo 2 o 3 giorni vado ad abbassare la tenda, perché praticamente mi era caduta la tenda. Infatti devo andare da IKEA a prendere i benedetti quei cosini che vanno a mantenere il bastone della tenda. Non li ho ancora presi perché mi rompo di andare da IKEA. Ad ogni modo, mi accorgo di questi graffi enormi e quindi non riuscivo a capire come si erano fatti. Poi mi sono ricordato e
poi a pranzo, quando ci siamo rivisti, ho detto: Claudia, ma tu come hai pulito i vetri? E lei mi ha spiegato la storia della paglietta. Io ho cominciato a ridere, ma manco di nervoso, proprio a ridere perché me lo diceva con una faccia così angelica di una persona. Sapete quelle bambine che ci provano a fare la torta fatta bene, ma in realtà è una munnezza? Ecco così, quindi non potevo neppure attaccarla, non gliel'ho manco detto, ma lei ha proprio grattato le macchie in questo modo. E la cosa bella poi è che l'ha fatto per altri vetri di casa. Io adesso non so ancora e non ho voglia di andarli a vedere, quindi lasciamo perdere. Ma non è neppure finita qui, perché voi dovete sapere che il secondo giorno che io sono stato qui, hanno montato la cucina altri amici che mi volevano aiutare dopo la prima spaghettata. Non so, avevamo fatto il primo pranzo qui, mi hanno voluto aiutare a fare la cucina, cioè non l'avessero mai fatto. Non l'avessero mai fatto, mi hanno grattato il lavello d'acciaio. E adesso non so se si riesce a vedere, comunque tutto graffiato in questa zona qui, ci sono proprio dei graffi enormi. Forse si riesce a vedere così. No, non si riesce a vedere. Comunque sono tutti dei graffi enormi, delle macchie. Infatti ho inaugurato ben bene l'arrivo di questa cucina. Io anche in quel caso ridevo, perché cosa fai? Li sbatti con la testa nel muro, li metti tutti quanti tagliuzzati all'interno del freezer, visto che è anche molto capiente? No, no, assolutamente no. Li ho lasciati campare in pace. Ah, vabbè, comunque io comincio un po' a far cose. Allora, ieri non ho più filmato, in quanto, come avete visto dalle immagini, siamo stati a mangiare fuori in un agriturismo perché era il compleanno di uno dei nostri amici, e poi abbiamo aperto la torta, la cheesecake che avevo fatto qui. Se sentite robot a tutto spiano, stanno andando tutti e due i robot, uno nella zona giorno, uno nella zona notte, insomma nella mia camera da letto, e poi dopo dovrò fare altri servizi qui in casa, perché devo fare il cambio lenzuola, insomma un casino. Ecco qui, mi sono seduto qui in poltroncina nello studio, che tra l'altro è ancora un casino peggio di prima, perché qui ci vado ad accatastare tutte le cose che vado a comprare di volta in volta, e poi nel tempo, tipo nei mesi, vado a smistarle. Fatemi levare anche l'auricolare da qua dentro, insomma tutto sempre di fretta, si fa tutto di fretta. Siamo andati da IKEA, io già dovevo andarci per andare a prendere, come vi ho detto all'inizio video, quei fermatende. In più, apro e chiudo parentesi, mi avete chiesto come mai ho sempre queste occhiaie qui, perché effettivamente da quando ho avuto la botta
volta, ogni volta, tipo la mattina, mi si accentua un po' in più, sia quando non dormo con quel cuscino, come vi ho detto, il cuscino Sleep & Glow che vi ho fatto vedere già in altri video, sia quando dormo di meno. Ovviamente l'occhiaia, questa qui, rimane un po' più pronunciata, più che un'occhiaia, e proprio era la botta che evidentemente ha lasciato qualche segno che sarà indelebile. Ad ogni modo, vi voglio far vedere subito quello che ho preso da IKEA. Tra l'altro, da IKEA non ho mai visto in tanti anni, sono stato a IKEA Baronissi, non ho mai visto in tanti anni una fila così enorme, proprio lunghissima. Siamo stati in fila circa un'ora, non è mai successo una cosa del genere. Io ho pensato perché con i primi freddi le persone non sapevano cosa fare e si sono riversate tutte quante da IKEA, perché davvero era una fila interminabile. Non mi è mai capitato in tutta la mia vita, da quando ho girato le varie IKEA d'Italia, non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere. Comunque io sostanzialmente sono andato per prendere dei contenitori per la cucina. Allora, da premettere che in dispensa dovrei andare a organizzare un po' meglio pasta e affini, e visto che i classici barattoli di vetro che ho, alcuni sono IKEA e altri sono in plastica, sempre di IKEA, che già vi ho fatto vedere in vari videovlog, mi risultano un po' scomodi, e mi risultano un po' scomodi anche perché in alcuni, anche i più grandi di questi, quelli tipo di vetro, dove all'interno ci potete andare a mettere giusto 1 chilo al massimo di pasta, mi risultano scomodi perché ogni volta che vado ad esempio a cucinare la pasta mi ritrovo a riempire il barattolo tipo da mezzo chilo di pasta, mezzo chilo di riso, oppure 1 chilo di pasta, massimo 1 chilo di riso. E visto che qui ho spesso gente a casa, ogni volta che vado a fare tutto il chilo di pasta oppure mezzo chilo di pasta alla volta, trovo totalmente inutile andare a svuotare il pacco di pasta all'interno del barattolo, perché da lì a 2 giorni, massimo 3, 4, 5, lo devo andare a risvuotare e a riempire di nuovo. Quindi volevo dei contenitori molto molto grandi per alimenti secchi, che possono essere i cereali, che possono essere paste affini, e sto cercando e stavo cercando anche su Amazon vari contenitori da 4 litri, 3 litri, 5 litri, insomma molto molto grandi, ma alla fine li ho trovati da IKEA e sono questi qui. Ne ho presi per adesso 1, 2, 3, 4 e 5. Sono questi qui, sono sempre della linea 365 di IKEA. Per intenderci, sono uguali a quelli che hanno questo coperchio qui, che io ho anche in vetro, però ovviamente di diverse misure, tipo la lasagniera, tipo quello piccolino. Questo coperchio qui può essere adattato ovviamente sia a questo tipo di contenitore che a quelli in vetro, quindi è molto versatile anche per quanto riguarda i coperchi, che potete poi utilizzare anche per altri contenitori sempre della stessa linea IKEA 365+. In realtà il mio intento è andare a riempire questi contenitori qui di quanta più pasta possibile, perché alimenti secchi tipo la pasta, che possono scadere da 1, 2 anni, 3 anni, non creano nessun problema all'interno di questi qui, e quindi posso fare una grande scorta, e quando vado a fare scorta davvero faccio scorta, così non sto sempre a riempire i vari contenitori in vetro, e soprattutto questi mi vanno a occupare uno spazio maggiore e quindi vanno ad ottimizzare la parte della dispensa che io ho. Dovete sapere che io ho fatto la mia dispensa, tra virgolette dispensa, un assemblamento di mobili, tutti i mobili che mi erano tra virgolette avanzati, sia dalla mansarda sia da una vecchia cucina che aveva mia mamma, che poi ho riadattato come avete visto con il cuscinino, con il lavello eccetera, i vari mobili Besta da 20 che avevo nel corridoio della mansarda, insomma tutti quei mobili lì, anche di varie misure, ho cercato di incastrarli al meglio sovrapponendoli, anche girandoli, perché alcuni erano in verticale, io li ho messi in orizzontale per creare una sorta di dispensa. Questo ovviamente per non andare ad acquistare ancora altri mobili, perché in quello spazio lì, come già vi ho detto, la dispensa sarebbe venuta meravigliosa se progettata da capo e se non dovevo utilizzare niente. Invece così risulta un po' più disordinata. Però ragazzi, ho voluto utilizzare tutto quello che avevo, quasi a formare un Tetris, pur di risparmiare sulla spesa totale. Infatti ho levato tutto
tutte le ante e ho messo tutto quanto a vista, e visto che io ho pure la porta per andare a chiudere, ne ho approfittato per non avere appunto dei problemi di disordine visivo. Però visto che la profondità di alcuni di questi era da 40, ho voluto prendere una serie di questi qui proprio perché se vado ad esempio a mettere la pasta qui dentro, questo è 32, quindi arriva fino in fondo e ho tutto lo spazio ben occupato. Ed è anche meglio che avere, che ne so, un barattolo avanti, un altro dietro, perché purtroppo nel tempo e con i vari cambiamenti casa e con i vari cambiamenti spazi ho accumulato una serie di barattoli e di contenitori che in realtà in questa cucina non vanno proprio benissimo, in questa sorta di dispensa. Io vi consiglio sempre dei contenitori che siano rettangolari, infatti dovrò andare ad acquistare anche altri, ma non c'erano perché erano terminati da IKEA, sempre della stessa linea, sempre in plastica. Questi sono contenitori per alimenti che però hanno un'altezza minore di questa, ma la stessa profondità, così li metto anche sopra e sfrutto anche quei 10 cm che mi rimangono da sopra, almeno l'intento è quello. Ecco perché ho acquistato tutti questi contenitori qui, poi magari nel tempo, se riesco a finire un po' questa dispensa, vi mostro tutto. Tra l'altro devo prendere anche una buona etichettatrice, perché con le etichette e il gesso liquido non mi sono trovato molto molto bene. Ovviamente ho preso anche 5 coperchi, questi qui, che poi posso adattare anche a quelli di dietro. Poi ho preso una serie di tende, tante, veramente tante, che dovrò andare a sostituire tutte quelle che già ho per una questione di altezza, insomma ci sono state delle problematiche anche lì ovviamente. Io vi racconto tutte le problematiche, vi voglio un po' sconfortare per quanto riguarda casa e affini, però magari ve ne parlerò meglio perché devo andarle a rifare tutte. Quindi ne ho prese 1, 2, 3, insomma ne avrò prese una decina di queste qui, di queste tende tipo Silver, Nonno e Annalil, che sono le tende che mi chiedete tra l'altro spessissimo, che ho utilizzato in casa, soprattutto nella zona giorno. Poi ho preso anche questi qui che mi piacciono molto, sono dei ramoscelli, credo di tipo eucalipto. Costano un pochettino secondo me, però sono fatti abbastanza bene, costano 3,50 euro e voglio andarli a mettere un po' in alcune parti di casa dove devo andare a nascondere per esempio fili, oppure devo andare a mettere quel punto verde dove ad esempio non posso mettere una pianta vera. Ad ogni modo questi li ho pagati 3,50 euro l'uno. Altri che ho preso per il bagno, mi levo il cuscino da sotto, altri che ho preso per il bagno li ho presi invece da Casa Shop, eppure mi piacciono molto, sono alcune tipo ramoscelli così fatti tutti quanti in verde, non mi ricordo che pianta raffigurano, magari ve lo faccio vedere qualche volta in un vlog, però anche quelli sono fatti bene, perché è molto difficile trovare questi ramoscelli tra virgolette finti che siano fatti bene e non siano troppo plasticosi. Infatti ho preso, e questo pure l'ho pagato un bel po', anche questa specie di piantina, sempre credo di eucalipto, con questo verde meraviglioso, che ho pagato su intorno ai 20 euro, 19,95, che vorrei andare a mettere sul camino all'interno di un vasetto che già ho per riciclare un po' tutto quello che ho qui all'interno dello studio, per andare a dare un tocco verde, anche perché in questo studio con le piante ho un po' di difficoltà, anche perché visto che ho ricevuto un regalo ieri da IKEA, una cosa che effettivamente non avrei mai preso, però mettendola qui all'interno dello studio mi piace moltissimo e quindi la lascerò assolutamente qui. Poi sempre per la dispensa ho preso questi 3 cestini che tra l'altro sono fine serie, mi è dispiaciuto tantissimo che sono fine serie, anche perché ne avrei preso un altro ma stavano finendo proprio tutti, perché tutte le persone che come me l'avevano pagato a circa 10 euro 9,95 se non mi sbaglio, lo stavano acquistando ieri in offerta a 6 euro. Infatti io ne ho presi solo 3, ma mi sono pentito perché già ne ho un altro, e mi sono pentito perché all'interno della dispensa ce ne starebbero almeno altri 2, magari se li ritrovo sempre a 6 euro, e sempre se non sono finiti sicuro altri 2 li andrò a prendere, sempre se riesco a passare da IKEA. Questi sono i classici cestini che non so come mai IKEA abbia messo fuori produzione, infatti stava scritto fine serie, spero che li rimetterà perché sono carini, hanno il manico
questi qui mi piacciono molto per andare a mettere frutta, verdura all'interno della dispensa, tutta quella frutta e verdura che deve andare un po' a maturare, quella che non vado a mettere in frigo, anche perché il cestino è forato e quindi oltre ad essere decorativo, perché questo lo potete mettere anche in una cameretta per bambini, è molto molto versatile questo cestino qui, che ha questo manico in legno, c'era anche in un altro colore tipo sabbia, che si può abbinare bene in qualsiasi tipo di ambiente, in bagno, insomma un po' dappertutto. Magari vi faccio un video dove vi do delle indicazioni su come andarlo ad utilizzare. Poi ho preso due di questi barriera che sono sempre super super comodi, anche perché sempre all'interno della dispensa, quando vado a mettere le cose dentro, vado anche in qualche modo a nasconderle, e quindi visivamente, proprio perché non ho messo le ante, vado a ridurre un po' quella specie di disordine che si crea inevitabilmente in tutte le dispense di casa. Anzi, fatemi sapere se avete sempre la dispensa oppure il ripostiglio sempre sempre ordinato, perché molto spesso questi spazi funzione tipo lavanderia, dispensa, ripostiglio diventano sempre un caos totale. Ma se avete ordinati quelli, la vostra casa funzionerà al meglio, al 100%. Infine mi devo per forza alzare per farvi vedere quella che mi è stata regalata. In realtà è una pianta finta, la prima pianta finta che entra in casa Life, e ragazzi è davvero bellissima. Questa dovrebbe essere, se non mi sbaglio, una lirata, non mi ricordo qual è la specie di pianta in particolare, magari ve lo faccio sapere anche nei prossimi vlog. Io l'ho messa qui accanto alla poltrona, immediatamente di fronte alla porta, cioè praticamente quando si entra nello studio si vede questa qui, che ha questi rami che si possono andare anche ad aprire. Mi piaceva molto come stava, anche perché va a dare quel tocco verde che in questa camera ci sta davvero stra bene. Ovviamente la vedete un po' più scura perché non riesco a mettere la videocamera in maniera diversa, vediamo se da qui riuscite a vederla. È molto molto alta, credo sia 1,80 m, e io l'ho messa in questo cestino qui, che in realtà è il cestino che avevo in camera da letto sotto la pianta, quella grande vera. A me piace tantissimo questo angolo qui, magari vado a cambiare qualche cuscino, però mi piace moltissimo come sta. Purtroppo contro luce non si riesce a vedere benissimo, ma avrete modo di vederla sicuramente nei vari vlog. Una pianta finta ma fatta stra bene, bellissima. Anche perché nella camera da letto ho preso un altro cesto, questo l'ho preso da IKEA e l'ho messo sotto quella pianta vera, un cesto molto 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 grande, perché sicuramente prima o poi andrò a cambiare il vaso di questa pianta e le prenderò molto molto più grande. E il cesto è questo qui, che in realtà ho trovato nel reparto tra virgolette lavanderia e organizzazione, ed è un cesto portapanni che però trovo perfetto per questa pianta. Ovviamente anche questo potete utilizzarlo per tante altre cose, molto molto carino in un soggiorno, in una zona living o in una cucina a fianco a un camino, se volete andare a mettere ad esempio i vostri plaid. Anche questo è molto molto versatile, l'ho pagato intorno ai 20 euro. E niente, questo video sicuramente sarà lunghissimo, spero di fare 10.000 tagli, altrimenti vi annoiate di sicuro, ma volevo mostrarvi un po' tutte queste cosine qui per non farvi un video a parte. Ho voluto inserire tutto all'interno di questo vlog. Grazie come sempre di essere stati con me, grazie per esservi iscritti a questo canale, vi ricordo che attendo sempre con ansia i vostri commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, sperando che nessuno mi distrugga più nulla. Ciao.